Allora, internet e politica oggi sono quasi due nemici o comunque due potenziali amici che non si capiscono, perché oggi internet con la sua trasparenza, con la sua, sua tendenza ad aprire, a rendere tutto disponibile, e va un po' a volte contro l'atteggiamento tipico del, ma non solo in senso negativo, proprio necessario a volte, no? Ai meccanismi delle logiche, da quelle lobbistiche a quelle di partito, a quelle insomma di sistema, che prevedono che, specie in un paese come questo, che magari non sia poi tutto così trasparente, no? Anzi, viviamo in un paese dove l'ACI, la CIVOLI, la burocrazia, eccetera, negli anni scorsi sono serviti per controllo, cioè, voglio dire, però si sa. Ecco, e oggi tuttavia invece cominciano ad essere un pochino desueti, e questo incontro nuovo sta generando a volte grandi opportunità, ma poi io penso che ci sia un aspetto importante, che forse un po' più concreto della visione prima, che la difficoltà nel far andare d'accordo un mondo che pesa gli utenti con un mondo che invece li conta è evidente. Cioè, anche nelle campagne elettorali, eccetera, dove magari ci sono, può essere importante un blog perché ha una elevata reputazione, quindi quello che dice è importante perché può influenzare altri. Comunque viene contato uno, perché è uno, potenzialmente gli altri non si sa, quando in realtà è più facile contare invece il telespettatore che con una buona campagna o con una campagna di affissioni o insomma viene raggiunto in grande massa. E siccome le nicchie qui sono importanti solo per mettere tutte insieme, ma in sostanza poi alle urne uno vota uno, non vota rispetto al proprio page rank. Ecco, questo secondo me è il primo, è la prima faglia, no? Tra la più importante, tra politica e internet, quindi questa grande divisione e incapacità di comprendere correttamente e anche di rendere veramente funzionante. Poi certo, si possono spendere parole su casi come statunitensi, di Obama, con la capacità di fare fundraising, eccetera, ma voglio dire, è comunque l'atteggiamento, internet è stato utilizzato nel modo corretto, con evidenza, ma tuttavia vedo difficile invece in questo paese la comprensione delle stesse logiche, anche se una che esiste è importante, non la vedo presa seriamente in considerazione e neanche applicabile forse a questo paese.